L'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese, noi li ricorderemo così. È il giorno della memoria per il Canada, che nella campagna d'Italia ha pagato un costo elevato nella Seconda Guerra Mondiale. 1375 morti riposano nel cimitero di Ortona. Due suggestive cerimonie si sono svolte alla presenza dell'ambasciatrice Lisa Goldberg. La prima in Piazza degli Eroi Canadesi, con la deposizione di corone dinanzi al monumento Il Prezzo della Pace, per rendere omaggio al 48esimo Reggimento Highlanders e ai combattenti indigeni canadesi. La seconda cerimonia al cimitero di guerra del fiume Moro, alla presenza delle tante autorità e degli alunni del Canadian College di Lanciano. Abbiamo fatto una promessa di educare i nostri figli alle lezioni delle guerre passate. Gli eventi recenti ci ricordano il significato di quella promessa, ha detto l'ambasciatrice del Canada. In questo luogo, Ortona, in questi giorni, ricordiamo migliaia di coraggiosi canadesi, indigeni e non, che hanno combattuto contro l'autoritarismo e per la democrazia, contro la paura e per la speranza, contro l'odio e il razzismo e per i diritti umani. Oh Canada, our home and native land. Vi voglio salutare con un messaggio di speranza. Credo nel potere della collaborazione e della regione. Le società possono guarire e le nazioni possono lavorare insieme se coltiviamo la cultura del rispetto, della comprensione e dell'inclusione. E il Canada e l'Italia ne sono un buon esempio e prova di questa. Sindaco Leo Castiglione, Ortona e il popolo canadese uniti nella memoria. Ancora di più quest'anno che ricorre l'ottantesimo. Noi 80 anni fa abbiamo ricevuto in eredità un grosso patrimonio, non fatto di opere materiali ma fatto di valori, un patrimonio di valori che sono quelli della libertà, del sacrificio, del sangue versato da questi 1375 giovani canadesi che giacciono in questo cimitero. Abbiamo il dovere, abbiamo di ricordare e di investire sulla memoria. Questo lo si fa con la fratellanza tra i popoli, con la solidarietà, con la libertà di pensiero e di azione, quello che Ortona e il Canada ormai promuovono da tanti anni. Angela Arnone, la cerimonia è iniziata qui in Piazza degli Eroi Canadesi ed è stata molto suggestiva. Sì, una cerimonia commovente, ma in particolar modo per la presenza di una delegazione di familiari indigeni, dei combattenti indigeni della campagna d'Italia, ed è la prima volta in questi 80 anni di pace che loro hanno potuto presenziare a una cerimonia ufficiale ad Ortona.